Con quel Mezzo criterio, centimetro. mezzo centimetro sopra il cercine per fa facilitare la rimarginazione. E se, perché si toglie? Si toglie sia perché è centrale, quindi ombreggia, e sia perché È parallelo all'altro, è sovrapposto a quello, e sovrapposto. non solo, ma ha perso la vigoria perché se l'è presa tutta l'altra. Esatto. E allora tanto vale toglierlo e ricostruirlo, dai. Un termine che va meglio di cercine? Diciamo margine, Colletto? No. margine, l'orlatura, margine ma si chiama proprio cercine, proprio tecnicamente. Ecco, Allora, allora, vabbè, oh, e quello che ha abbiamo detto fatto. Michele è giustissimo. Riprende da E vicino. adesso questo avrà più energie. Energia e nutrirà meglio, avrà il sole e Avrà tutto. più sole, quindi più capacità Di di. fruttificare e di Perché riequilibrarsi. Beh, deve entrare il sole. certo, all'interno della, cioè ogni foglia e ogni frutto deve essere illuminato. Dove le foglie sono all'ombra sono inerti, anzi sono parassite perché assorbono le sostanze delle altre foglie. È come se, appunto, sono dei parassiti. Ma pure i frutti hanno bisogno del E anche sole i per frutti la hanno bisogno colorazione. di colorazione, di crescita, perché anche i frutti nella prima fase, quando sono verdi, svolgono la funzione clorofilliana, come le foglie. Anche i frutti, anche i germogli, È un po' finché come gli agnelli, all'inizio hanno bisogno del latte nel latte materno, materno, sì. altrimenti No, muoiono. sì. E poi questi hanno bisogno del sole, non solo per colorirsi, insaporirsi, eccetera, Tipo ma anche di. l'annurca? Bravo, tutte le varietà rosse, ma anche quelle non rosse, ma anche per fortificarsi e difendersi dai Dai parassiti, predatori. parassiti predatori, soprattutto i funghi, funghi I e altri fungi. patogeni, perché dove vanno? Vanno dove c'è l'ombra, quindi dove c'è maggiore umidità e E dove meno sono nascosti e difese. meno difese. Il sole poi già di per sé sterilizza, va bene. Il sole per le piante è fondamentale. Diceva la nonna Carmela, dove entra il sole, non entra il medico. Bravo, bravissimo, è proprio quello sì. Il sole è per la pianta è una questione di vita o di morte. Non è, il sole fa bene a tutti, anche a noi, ma per le piante, provate a tenere una pianta All'ombra. all'ombra. L'avevamo da Nicola, Ingiallisce in 4-5 anni. l'abbiamo dovuta spostare. Ecco, deve avere il sole, ogni pianta deve essere esposta bene e quindi sia nelle distanze della Sì. pianta, ma soprattutto all'interno. Ecco, e questo è l'unico modo, è fare una giusta potatura. E poi non basta. Questa è la potatura che facciamo adesso, è una potatura diciamo di fine inverno, inizio primavera, così, però non Va basta, fatta tutto l'anno va fatta anche durante l'estate, durante i germogli, specialmente a con giugno. criterio. Allora si chiama potatura verde perché si tolgono i germogli di troppo, quelli che ombreggiano, capito? E allora si completa l'azione. Va bene? E queste sono due operazioni fondamentali, va bene? Che sono anche operazioni non solo di riequilibrio, di mantenimento della pianta, ma anche di Rigenerazione anche. rigenerazione. E la pianta si mantiene giovane, ecco, però senza esagerare, facendo gli Esatto. interventi corretti, fatti Adeguati. bene, perché non andare con la motosega, insomma, Certo. se tagli, allora quella lì si squilibria. E queste sono cose, diciamo, ok. No.